Buongiorno Paolo, buongiorno a tutti da Connecta TV. È un piacere essere qua, in cui un bel posto, un posto splendido, con una persona splendida parlando qua. Qua Ottava Alta, Nova Bassano. Qua da famiglia Ghisardi. Famiglia Ghisardi che ha una storia tanto grande qua, che è meravigliosa, e in cui, per dire la verità, sono qua insieme con Don Laurindo, Vescovo emerito del Foz do Iguaçu. Poi lui lavora la sua Foz do Iguaçu aiutando un altro vescovo. E allora lui due par avanti là il suo lavoro. Don Laurindo, è un piacere averle qua insieme con me. Grazie. E dirvi che tutte le volte che mi e voi parliamo insieme mi sento sempre bene. Grazie, grazie. E che una bontà grande, e allora con cui sono venuto qua a parlare con voi. Bravo, bravo Luis. Allora sono contento di essere qua e sono contento di parlare in italiano, ecco. Nostro italiano. Ho imparato l'italiano grammaticale quando ero in Italia, ma a me mi piace parlare il nostro italiano perché ho imparato da piccolo e lo porto con me come una tradizione che mi causa tanta allegria. Allora saluto a tutti e piacere di essere qua e ringrazio il convite di partecipare al tuo programma. Piacere è sempre nostro. Voglio domandarvi, sora la famiglia Ghisardi, sora il vostro nonno, quando è partito d'Italia, è venuto da onde e a onde che si è fermato? Ecco. Allora, il nonno mio, Battista Ghisardi, era naturale di Bergamo, e il suo paese proprio era romano di Lombardia. Non aveva neanche intenzione di migrare in Brasile, aveva costituito famiglia in Italia, ma a un certo momento è morto la donna e le resta con due fiolette, una di 2 anni e una di 8 anni. E lui ha pensato, ma io come porto avanti l'educazione di queste creature? Allora lui ha pensato di cercare una donna e partigliare la vita. Lui ha cominciato a innamorare, ma nel più bel della festa, la famiglia della sua innamorata ha risolto di emigrare in Brasile. Allora il nonno gli ha detto, per amor di Dio, adesso. Fermo fuori la cosa. Si ha consigliato col prete. Il prete ha detto, ma vai in Brasile, va là che sei posto per tutti. E lui partiva. Il bello è che c'è il navio, i gabarufai, si sa. Gli erano italiani. Sì, sì. Arrivai qua in Brasile, secondo Roviglio, il frate, sì. Roviglio, com'è il cognome? Da Costa, De Costa. Guidati di sì, Costa. Roviglio da Costa. Il mega ha detto che il gara trovai in qualche banda che si arriva il 31 di dicembre del 1891. Mi so che si arriva qua in febbraio del 1892. Arriva qua, sta nel baraccone dei migranti alla sua Monte Secco, e gasco io sto lotte qua per venire a stare qua, e intanto che veniva a laurare questo lotte 86 che aveva scogliato, e lasciava due tatine nel baraccone. E là c'era una vedova con diverse fiole, vettorello. Vettorello. E una dei tosi tendeva le tatine del nonno. E si era cantato. E si era maritato. E si è messo a stare qua. In febbraio, marzo del 1892. E qua, cari, stai armato, farsi un rancetto e scominciare la vita nel nuovo mondo, che era un mondo totalmente strano per loro. Ma i gatti erano avanti, i gatti erano ecco. Famiglia, il Signore ha benedito. E un'altra roba, dopo del nonno, allora scomincia il vostro pupà qua. Sì. Allora scomincia la vostra famiglia qua. Esatto. Ti devo contare che il nonno gli ha cattato una donna qua, sì, al Monte Secco del baraccone, e si è sposato, era regina Vittorello, mm-hmm, viene a stare qua, il nonno gli ha avuto 5 figli, mm-hmm, la prima è stata una mia zia che si è emigrata dopo a Capinzal, Santa Catarina, e il secondo è stato mio papà, è nato in giugno del 1896, mm-hmm, allora gli ha detto che
cento e tanti anni. È stato qua, il nonno è morto per poretti, mi ha tagliato mato. Sì. Tagliando un mato, non so che, viene un ramo, una pianta, praticamente se sta ferito, sì. Ha durato pochi giorni, che era la mia assistenza medica, sì. È morto. Sì. Allora il mio papà, che il nome era Luigi, ele era conhecido como Luigi de Regina, porque a minha nona era Regina. E lui era piccolo, com 8 anos, ele começou a ser o metodo da casa. Ecco. A tirar avanti, ele ajudou a construir a chiesa com a sua, com isso 10, 12 anos, porque representante da família era lui. E com 20 anos, se ia sposar, com minha mamma, casei a Cecilia Parisotto. E qua cari ha costituito una famiglia benedita dal Signore e anche portata avanti con coraggio di loro. 14 figli, di questi 3 siamo preti, mi sono anche visto. Vuoi bene che passava via? Uno era avvocato, Ivo, che è morto sì. 2 anni in Rio, e la famiglia si è costituita qua, la maggioria sta ancora nell'ambiente agricolo. Ma cada um se apostar. Adesso, o frate Frei Antonio, que era o più vecchio, é morto, vecchio di diversi anni, e mi continua a Foz di Iguaçu como bispo emérito. E Rovilio, meu fratello prete, allora in Guarujá, São Paulo. Só que allora mia te a praia badalada, che si bada, ma allora numa periferia poareta, e di vez in quando mi dice: qua tutto bene, fa un gran bene, ma soldi pochi. Ma i soldi, se stai sempre mezzo inimico di italiani. Sì, sì. Ma allora è contento che sì. Ha fatto i suoi 80 anni anche lui. E tiriamo avanti così. Sì. La famiglia allora si è costituita qua, noi tutti siamo nati qua, i miei fratelli più vecchi però sono a casa vecchia, che è a casa quasi del 1927. De là in avanti, un di l'altro siamo nati tutti gli altri. Se andava a mia in cerca dei dottori per nascere, se nasceva tranquillamente a casa. Ecco, è così. E come dico così da Don Laurindo, qua, questa casa, e loro è sempre stata una casa ben conservata, perché sempre che Valtri, preti, vieni qua, sempre che avvi la parola, mantieni quello che abbiamo fatto anticamente, che il pupaga ha fatto, perché se dopo che diamo una fardadetta a casa, abbiamo ancora le finestre picca e via con le dobrodisse fatte del ferrero. E allora dico sempre, se è buon mantenere il talian in pie, la tradizione italiana è meglio che noi possiamo mantenere qua, noi altri italiani, che se non mantengono altri nessuno li mantiene. E a me mi piace che tra fuori una persona come voi che sa tutta la storia, che starissimo qua 8 giorni, io so che io e voi starissimo qua 8 giorni a contarsi le storie di italiani, per dire che, dica il popolo anche che mi piace dirlo, che la mia sogra, la sua sorella di Don Laurindo, allora anzi le mio zio, mi sono venuto Sorrento Medo con Sita, ma gobbio che ha grazia di avere un zio. Se catemo in famiglia. Catemo in famiglia, una buona famiglia, come che se la famiglia di Ghisardi. A casa di 1927 siamo nati qua, nantri preti specialmente, abbiamo tenuto duro per mantenere a casa come sì. Che a sé dal principio, a 91 anni, sì. Perché siamo partiti per il seminario, ma tutti gli anni si tornava per passare un mesetto di ferie, allora prima con i genitori, il papà e la mamma, dopo con la mia sorella Viglia e Telvino Tomasoni, sì. Che stai loro, si è diventati i paroni di casa, ma nati si continuava i fiori di sì. Casa. Sempre casa. E adesso che sei Gerson e a Salete, sì. Allora loro sono i paroni di casa, ma nati siamo ancora i fiori di casa. I fiori di che a volta. Sicuro. E allora un sentimento grande per la sì. Casa, per l'ambiente. E quanto al dialetto, alla lingua italiana, sì, è stato 1943 quando il Brasile entrò in guerra contro
dentro al liscio, era proibito parlare italiano, rischio di andare in prigione perché si parlava italiano. Tutto bene. Più tardi diceva, ma chi parla italiano è colonia, non so che, allora un certo, non so se era disprezzo o cosa. Sì. Allora la gente si tendeva a non parlare italiano. Ma quando sono diventato prete e anche più tardi vescovo, vigo dita, beh, non sto devendo nada a ninguém. Ecco. E allora parlo italiano di gusto. Ecco, e dire che così che essere coloni pare un disprezzo. Era un disprezzo. E penso che era la meglio parola che poteva essere, che perché se volevamo mangiare dipendiamo da chi? Sicuro, e qui che lavora in Tarossa, i contadini. Proprio, giusto. E poi oggi in dia anche si può dire che la colonia è la città, a differenza di piccole volte sta meglio in colonia che non in città. Mamma mia, mi pagaria soldi per stare in colonia. E mi quando vengo qua mi sento del centro del mondo, perché quando ero piccolo guardavi su e vedevi il cielo là in cima, piombo sulla gente e attorno tutto andava su, allora qual era il centro del mondo? Era una meraviglia. Allora per questo, veramente un affetto per l'ambiente e per la società di qua, per le famiglie di qua, di Bassan, di Prata, che conosco, e, ma specialmente la gente di qua. Te mi chiedi di mandare a cappella. Sì, la chiesa di San Giuseppe. Vuto Carpintero. Sapere. Carpintero. Allora, Marangoni di 6 anni. Esattamente, Marangoni. I menoni si arrivano qua assieme con un gruppo di bergamaschi. La linea ottava era conosciuta come la linea dei bergamaschi, anche se adesso tutti parlano veneto, non bergamasco. Sì, perché? Perché i veneti erano il numero più grosso. Sì. Ma appena arrivai, i primi momenti gli diceva rosario in famiglia, qualsiasi era una famiglia, mi ricordo non capì bene il nome, ma mia zia Teresa Seganfredo, che era la sorella di mia mamma, è stata battezzata a casa di loro perché il prete veniva, si accattava con la gente, il pregava dove il cattava a posto. Sì. Ma subito cercava di pensare di una chiesa, allora che era Giuseppe Tomasoni, che aveva una bodeghetta e una truppa e portava miglio e robe su a Montenegro, ha detto, Tosi mi fa il presente di lotte. Mamma mia. Allora fu acceso qua. 1896-97, ha costruito prima una chiesetta di legno. Sì. Grandota anche. Sì. Questa è una fotografia persa in volta che ancora mostra che bella figura la aveva. Ma nel 1910, ormai accesa era Dio Narzò, lui ha pensato di fare su una chiesa nuova. E voleva farla in cima al monte perché la società partiva di zo, mi dico Johnny in gamba, tel tempo zela zo in fondo e andava fino al Carrero. Allora gli diceva, fimo acceso in cima al monte, allora mezza della strada per quei di là e per quei di qua. Ma dopo gli ha detto, tosi andare fino in cima è lunga, in altri vecchiotti, in altri stufi, e le donne gravide. Cosa hai per portare in braccio? Le mie organismi. E Tomasoni, che aveva bodeghetta e casa dei negozi, la rente, gli ha fatto tutta la forza e gli ha costruito accesa qua. E gli abbiamo un battaglio anche lui. Quei di là che mi è piaciuto, che ho fatto una cesetta di legno in cima al monte, ma dopo io si è cambiato. Ma qua allora la chiesa è stata cominciata nel 1911, inaugurata nel 1913, con mia propria sicurezza della data. Ma che sei una fotografia dell'inaugurazione. E dicevi una roba, i mattoni devi comprarli a onda. No, no, te bagnando le Tomasoni, testare, fare i mattoni, a sali seccarsi, cucinavi. Mio nonno Parisotto è morto perché cucinava i mattoni d'inverno, caldo e freddo, che ha una pneumonia, e è morto per cane. Bah, perché vittima da camminata. Ma la chiesa è del 1911 iniziata, certamente è la più vecchia della regione qui. Le prime cappelle erano tutte di legno, ma dopo si comincia a fare su quel materiale. Qua
sotto la guida di Tomazoni, e voleva fare la parrocchia. Io ho mandato a Porto Alegre un pedido al vescovo che mandasse un prete, perché qua ormai che c'era bodega, che c'era casa di negozio, che c'era ferraria, che c'era il mulino. Che c'era accesa. Solo che mi quando studiavo, no, quando lavoravo a Roma, ho fatto una carta del vescovo che gli diceva al prete di Bassano, dicevi che quei di Ottava, che purtroppo non è possibile attendere questa domanda. Sì. Ma dopo è successa una cosa interessante, che quando io mi accettavo di fare parrocchia qua, perché io pensavo di fare a Vista Alegre, perché sì, quasi a Piarente di Bassan, Vista Alegre è tra Bassan e Guaporé. Ecco. Ma cosa è successo? Qua io volevo fare a parrocchia di San Giuseppe. E vescovo la mia città. Cos'è che gli ha fatto per contentare tutti? Vista Alegre era la cappella di Sant'Antonio, e gli ha fatto la parrocchia di San Giuseppe. Ma dice, dai, dai, e così è la storia un po' di casa Giuseppe per San Giuseppe. San Giuseppe. Ma che meraviglia, è una storia tanto bella. Don Laurindo, guarda, dico sempre, queste che sono storie da ascoltare, di chi che sa contarle, che praticamente ha visto, voi si che l'anno del 1911, 12, 13, ma la storia, chi abita qua, e sa sì, tutta la ho storia. Ho fatto un lavoro anche per dire come che conosco la storia, perché vuole costruire un poco tutto. Sì. E due anni fa, quando c'era 125 anni della riva del nonno, ho pubblicato una cosa abbastanza semplice, sì, un libretto sulla storia della famiglia, ecco, o titolo ambizioso, In busca da terra sem males, ecco, e conta ecco storie dei nonni, dei viagli, dei baruffi e tutto. E mi ha piaciuto che vi dica anche al popolo che le dico guardarmi, che Don Laurindo che ha scritto un libro qua, fa anni beh, che Don Laurindo, quello che ha scritto da immigrazione italiana, sì, in Bassano, sì, un libro splendido che Don Laurindo ha fatto e ha dato un pacca da famiglia, e la storia è tutta là, con tutti i nomi di tutte le terre, di chi che ha guadagnato, di chi che si è arrivato, di onde che si è venuti, il nome di quel libro là, com'è che c'era, Don Laurindo? Che... Nova Bassano, das origens ao raiar do século XXI. Ecco. E lì la gente procurò ricostruire la storia, ma non fu propriamente la storia politica, mia è stata la storia politica, sì, è stata la storia contata dei sì, preti, ecco, che c'era della congregazione dei carlisti, padre Colbacchini e via dicendo. E allora, quando ho passato 6 anni lavorando a Roma a direzione generale della congregazione dei carlisti, ho catato tutto un archivio, carte di là che veniva in qua e carte di qua che andava, per amor di Dio. E allora ho copiato tutto e ho sì, cercato di scrivere questo libretto. Che meraviglia! E adesso sai che siamo Dio, siamo Dio mettere sulla associazione italiana Veneta, qua a Bassano, e abbiamo descoperto fora che nel 1956 è stato fatto un gimilaggio di Bassano con Bassano del Grappa. Giusto, giusto. E allora adesso un attimo fermo venire a Tonachel, giusto, il gimilaggio. E adesso venirà italiani, in Italia venirà qua, e allora un attimo fermo la inaugurazione di questo gimelaggio nuova, riscominciamo tutto del zero ancora. Ma bravo. E allora manco che mancano altri una partecipazione qua, di Bassano, con Bassano del Grappa, con Nord d'Italia. No? Te ne parli del 1956, del 1954 al 1960 mi studiavo a Roma, dove avevo fatto la filosofia e teologia, da università gli mandava qualche fare sto lavoro differente. E del 1956 parroco di Bassano era padre Mario Ginocchini. È venuto in Italia, è andato a Bassano, ha fatto il gemellaggio,
Non, io ho partecipato a quello sì. Perché come studente mi toccava sì. Andare a scuola, sì. Non andare in volta. Sì, claro, ma sì, mi ricordo di quel fatto lì sì. E mi ricordo sì del gemellaggio che ha fatto qua a Bassanso, anche che c'è una statuetta di Madonna del Monte Grappa, che sì. È Monte Grappa sì. Le picca a Bassanso. Sì, a Bassanso. Bassanso le picca a Monte Grappa. E allora sì, sono sicuro che sia questo. Credo che sia una cosa interessante quello che si deve fare, sì. perché il gemellaggio, il conoscere le origini, conoscere il paese di là e loro conoscere il paese di qua, realmente è importante e si può aiutarsi sì. Anche, e questo sì. È molto importante. Sì. Adesso, quanto al gemellaggio, faccio voto proprio che serva per far che la gente valorizzi la cultura che gli ha portato di là in qua, perché qua tutti se sentiamo brasiliani siamo sì, brasiliani, sì, va bene? Sì. Etnicamente siamo di origine italiana, non dobbiamo di vantarsi neanche di lamentarsi, sì, ecco, sì, se così, ma riconoscere quello che si è e valorizzare quello che si è di positivo è un grande valore che deve essere coltivato. E allora, se posso dire una parola a tutti quelli che ne vedono e ascoltano, teniamo duro, la cultura è una cosa preziosa, bisogna mantenerla. Avanti, parliamo dialetto? Sì, oltre al dialetto manteniamo altri valori, altre culture, sicuro. Possiamo fare qualche visita in Italia? Fermola, vale la pena perché se sì. Vede... di dove siamo capitati fuori ad altri. Allora, una gran bella roba. Parabéns di questo gemellaggio. Grazie. Mi pare che c'è gente di Bassano che c'è qua in volta adesso. Sì, c'è qua in volta, sì, domenica. Oh. Domenica arriva qua, in 60 e pochi che viene. Morio santo, sì. Dov'è che io spede? E allora è Rento del Nazaré. Oh. Allora che devo dormire là. Ah. E mangiare daremo da qualche, sì, una maniera, qualche maniera. Sì, che quel è il primo robo. Sicuro. Che stiamo mia senza, grazie a Dio che abbiamo il maiale. Sicuro. Dico sempre, vendo salute, basta. E il maniare e i soldi si dà una maniera. Sicuro. Tutti lavora, sicuro. Dico sempre italiani che vogliono lavorare, tutti che vogliono lavorare, tutte sicuro. Le rasse. Dico, ma noi altri italiani, se voglio parlare di italiani, abbiamo voglia di lavorare, sicuro. Lavoriamo, strusiamo, gastrusiamo il nonno, il bisnonno, la nonna, tutti gastrusiamo. E mai catta niente per niente, tocca sempre lavorare. Dice che guadagnare il pan con i suoi sudori. Esattamente. Don Orindo, sta un piacere aver parlato con voi. Grazie. E dirvi così, Tavardè, che si vuole dare tanta salute, tanta pace, e quando che vieni Bassano, guaria caro del Savello. Se troviamo ancora, parliamo un altro pochettino di un altro tocchetto della storia di Bassano. Beh, allora, da quando sono vescovo, ho imparato a dividere il tempo delle ferie in due momenti. Giulio, che è ferie di scuola, allora sì. Tanti compromessi e resta più in calma, sì. E in gennaio. E allora, mai o meno, dentro questi mesi mi capito sempre. Ecco. Quanto a essere venire qua, ti dico che mi piace di venire, mi caro di venire per catare i posti, a casa, accesa, ma catare a gente. Voglio salutare tutti quelli che assistono al nostro programma e dire che mi sento orgoglioso di essere di questa regione qua, e quando sono in volta mi piace di parlare che sono di Bassan. Ecco. E dire, ma Bassan è mia in Italia, chi ne è un della non attichiamo un secondo qua e teniamo avanti con orgoglio la nostra storia. Che il Signore mi benedisse a tutti e ne accompagni. Saluti a tutti. Grazie altrettanto. Mi voleva domandarvi sì. Se dai una benedizione al nostro canale di televisione qua in pieno, altri qua. Come no? Mettiamoci in pieno. Ecco, ecco. Sì. Allora, che il Signore, che è il paron del mondo, che governa il cielo e governa la terra, che ha inviato suo figlio a questo mondo per essere nostro Salvador, che guarda tutta la gente di questa regione qua,
di origine italiana, di origine polacca, di origine alemana, sia di origine che sia, perché siamo tutti fratelli, e che dia tanta salute e tanta pace, e che il Signore, che è Padre, Figlio e Spirito Santo, vi benedisca tutti e vi dia salute, salute e pace. Amen. Amen. Don Lorindo, mi conta una storietta adesso, perché sì, adesso è ora di fare una ridatela. E allora? E allora una volta che ha detto che c'era un uomo, un taglianetto, piccoletto, sempre cattivo, savi, andai a casa, stia a stressare, con gli altri e tali, dice, ma no, Tony, far chi lavori lì, va pin pian, calma, sta mia, riposati un pochettino. E lui era sempre cattivo, perché cattava qua, cattava là. Ma a sera con scuria che aveva paura. Uppa. E che aveva paura. E allora gli era mia tanto cattivo, soldi di. E allora viene in casa Tony. Tony che ha detto, zitto Dio, vieni a farmi una visita, perché Tony tutto spaurato, con spel de oca, tutto spaurato, tre mea. E tu che hai toccato cosa? Che ha detto, sette cosa, Beppi, sono andato a casa, che tu con catà, pora mamma, sentata in cima al letto. Ma te sì, ma tu che ha detto, mai visto il loro compagno? No, che ha detto, che ho visto, ma ghetto proprio, ma fare che tu spel de oca, che qua sono tutto duro di freddo ancora. E che ha detto, e lui che aveva paura del cimitero. Sto Beppi, e Beppi sempre cattivo, ha detto, ma se ha paura, e lui beve il cicchetto alla tua bodega, ha detto che passare avanti il cimitero. E lui guardava sempre ora, ma sarà che ora sei, che ora sei, che ora sei, ma che scurissa mia che ho cimitero da passare, ma durante il giorno già era cattivo, e qua storia di Tony se ha spurato più ancora. Le arriva davanti al cimitero una sera, se ga scurio, le arriva davanti al cimitero. Mamma mia. E savi come che ha paura, no? Voglio andare avanti e voglio tornare indrio, a bocca secca, e voleva sivulare, le fea male male, e arriva davanti a porta del cimitero e vede un sentato. Morio santissimo. E gli ha detto, pronto, adesso sì, gli ha detto, l'è lì, e l'uomo di gravata, di giacchetta, fattiota, savi proprio come che acontece quando che un muore si apporta del cimitero. E arriva là davanti, che cria corai, le arriva davanti così, te gli ha detto, dissime una roba, paronga, ha detto, che avevo mia paura di morte, vo. Vito che era vivo, sì che aveva paura. Meglio riderti a vita. Sì, andare anche quando occorre, ma manco possibile. Manco possibile, tocca ridere per destressarsi fuori. E avanti che chi ascolta e visto e guarda questo bel programma di me e Don Lorindo, arrivederci e fin domenica che viene. Paolo, adesso vatti avanti là, para avanti la macchina del treno. Va bene, ciao, arrivederci. Ciao.